Ciao ragazzi, io sono Falco Nero, oggi sono qua con un nuovo esperimento dei nostri, dedicato questa volta all'Inter, come potete notare dal nome di Valterone Mazzarri in alto a sinistra. Questa volta tratteremo l'Inter esattamente come abbiamo trattato la Juve la settimana scorsa, ovvero proponendo una squadra composta esclusivamente da quelli che sono stati i grandi flop dell'Inter più recenti, i grandi bidoni dell'Inter, e tra questi ci sono giocatori che bidoni non erano, ma che il buon Branca in particolare definì e considerò tanti, vendendoli a 4 lire per poi pentirsene. Primo fra tutti Coutinho, che ai tempi dell'Inter sembrava una sorta di giocatore di pallamano prestato al calcio, e adesso sappiamo tutti che appunto è un 87 su FIFA e nella vita reale, insomma, è uno dei giocatori più forti in circolazione. Per cui abbiamo questa splendida rosa composta da Belfodil, unica punta, dietro Ricky Alvarez, sulle fasce Coutinho e Quaresma, Mariga e Kondogbia a centrocampo, Erkin, Silvestre, Ranocchia e Schelotto in difesa, e in porta il buon Carrizzo. In panca abbiamo Arnautovic, Santon, Poli, Podolski, Livaia, Biabiani, Rolando, Botta, Jesus, Obi, Castagnos, Vila, Faraoni, Dodò, Kuzmanovic. Insomma, è una squadra veramente straordinariamente affascinante, se la notiamo, insomma. E io adesso ovviamente la proverò mettendo in campo quelli che secondo me sono i giocatori più forti che l'Inter ha avuto, tipo Dodò, che andrebbe provato al posto di Coutinho. Lazio, iniziamo con Dodò e dall'altra parte mettiamo, anche se anche il buon Arnautovic ci avrebbe il suo perché, sa fare anche l'esterno destro, perfetto. Quaresma, bene o male, lo conosciamo. Li faremo entrare sia Coutinho che Podolski che Quaresma, ma più avanti. Per cui direi di cominciare così. Vediamo dove si qualifica e dove si piazza più che altro l'Inter in un campionato composto esclusivamente da questi giocatori qui. Per cui, come l'altra volta, vi invito adesso a scrivere in un commento la vostra previsione, dove si piazzerà questa Inter in campionato, fin dove arriverà, e adesso intanto la vediamo all'opera nella prima stagionale, che non so bene con chi sia, visto che non abbiamo precampionato, se non sbaglio. Credo di aver rifiutato quello che era il precampionato, per cui adesso vabbè, andiamo direttamente alla prima stagionale, che è, penso sia la prima di campionato, così vediamo un po' l'Inter come se la cava. Sì, con la Fiorentina, anzi allora diciamo che proviamo quest'Inter al derby, allora, se proprio devo, ecco, arriviamo al 14 di ottobre, così vediamo già come si scalda la squadra senza il nostro intervento, e vediamo il grande derby giocato da questa meravigliosa rosa, come andrà. Così abbiamo modo di vedere anche le prime giornate come vanno, e potete avere anche qualche momento in più per esprimere la vostra previsione. Ci siamo alle porte del derby. Tra l'altro stavo pensando, intanto che andava avanti l'elaborazione della stagione, che sicuramente tanti di voi avranno detto: e Gabigol purtroppo non c'è, perché con l'ultimo aggiornamento è passato al Santos e di conseguenza lo abbiamo perso, altrimenti sarebbe ovviamente stato la punta di diamante di questa squadra. Detto questo, dov'è Valterone in classifica? Come se l'è cavata Valterone con questa squadra straordinaria? Allora, vediamo un po' a Brosa. Dunque, intanto vediamo come se la sono cavata in termini di statistiche. Allora, abbiamo reti, capocannoniere Erkin con 2 gol e un assist. Poi c'è Quaresma, 2 gol e 0 assist. Arnautovic con Dogbia. Beh, una presenza per Coutinho, che ovviamente non sta giocando perché Valterone non lo considera sufficientemente valido, ma adesso cambieremo la formazione per farlo giocare. Allora, in classifica l'Inter è attualmente, dopo 7 partite, al nono posto con 9 punti, a 10 punti dal Milan, che è primo a 19, e con il Chievo secondo a 18 e la Roma terza a 17. Seguono Juve e Samp a 15, Bologna, Sassuolo, vabbè, il resto poi lo vedete. Diciamo una posizione abbastanza onesta, devo dire, per il momento, però voglio vedere al derby se l'Inter si rialza e Valterone non vuole partecipare a conferenze stampa. E andiamo, allora, andiamo cambiando magari formazione, mettiamo un attacco a tre punte, mettiamo un 4-3-3 tipico offensivo che possa dare maggior spicco alla nostra, al nostro Belfodil. Ricky Alvarez da una parte, Arnautovic, ok, certo che Dodò e Arnautovic sono veramente spettacolari. Podolski pronto a subentrare, anzi mettiamo coppia difensiva Silvestre e Rolando,
che mi sembra tanta roba, e pure Ruben Botta sarebbe da provare. Diciamo che sono talmente tanti i campioni che ha avuto l'Inter in questi anni che non si sa bene dove metterli. Anche Livai andrebbe provato, ma purtroppo non ci sarà modo. Allora, io direi che con questa tris d'attacco Belfodil, Dodò e Arnautovic siamo pronti ad affrontare il Milan al meglio delle nostre possibilità. Ovviamente nel secondo tempo faremo entrare anche Coutinho e Quaresma. Chi è il baffetto? Penso sia Schelotto. Sì. L'Inter è carica. L'Inter vuole reagire. L'Inter vuole rialzarsi con questa squadra. Sì, discutibile, ma ricca di talenti. Certo, con l'Inter è stato decisamente più facile comporre la rosa, considerando quanta gente hanno comprato negli ultimi 10 anni. Avevamo l'imbarazzo della scelta, anzi alcuni li ho dovuti addirittura tenere fuori per non creare troppa abbondanza, tipo Shaqiri ci sarebbe stato un gran bene. Vai Ricky, l'incompreso Ricky Alvarez, che a me è sempre piaciuto tanto, per quanto sia oggettivamente, ecco, intanto c'è già il primo infortunato. C'è già, credo che insomma, fare un cambio al sesto del primo tempo sarebbe abbastanza drammatico. C'è Silvestre che è carichissimo. Silvestre, bravo Silvestre. Arnautovic non tocca una palla come quando stava all'Inter. È tornato proprio in stato in condizione psicologica Inter. Bravissimo Kondogbia. Mamma mia come gioca. Vai Arnautovic. È carichissimo. Cala. Tanto Dodò si è fatto male. Era Dodò quello a terra. Aspetta, il palo d'Arnautovic, grida vendetta. Bravo Dodò. Perché Carrizzo stava tipo fuori dai pali tantissimo? Di sua completa iniziativa. Mamma mia Carrizzo. Ovviamente dovremmo anche smarcare un attaccante con Carrizzo per essere credibili, visto che aveva il vizio di fare. No. Vai Carrizzo. Mamma mia. La parte difensiva è la più fragile di questa Inter. È abbastanza terribile tutta la difesa, tutta la linea, portiere compreso. Vai Santon. Fuori sta palla. Niente. Vabbè. Ha segnato morto vivo. Se ha segnato. Riusciamo, vabbè, questa stagione penso che FIFA la stia simulando in maniera abbastanza surreale con Montolivo che fa. Montolivo sti gol neanche quando aveva 15 anni ed era di primissimo pelo. Va bene. L'Inter però è carica. Al secondo tempo c'è l'arma segreta Coutinho che potrebbe fare la differenza. Bravi! Mamma mia, Arnautovic! Sotto porta non si riesce a buttare dentro mezza. Comunque, bello schema ha fatto, devo dire. Schelotto a vuoto. Rolando. Mamma mia, Rolando è entrato benissimo. Rolando, grande Rolando. Sa che lo buttano fuori. C'ho sto vago sospetto. No, solo giallo. Si stava contorcendo dal dispiacere. C'è Schelotto che sembra D'Artagnan. Vabbè, speriamo di non prendere un'altra. Possiamo buttare fuori una palla. Belfodil che non si è mai visto oggi. Primo pallone. Belfodil, se ti butta per terra Biglia io ti tiro fuori adesso. Bravo Belfodil. Arnautovic che è il più propositivo della squadra. Mamma mia Arnautovic come gioca. Variga! Mamma mia Variga! Magari facesse queste cose anche al nostro Parma. Ma... Gambone Mariga vicino al gol, all'Eurogol. Vicino all'Eurogol. Tanto Dodò che si regge non si sa bene che cosa. Niente, Dodò non è in grado di continuare, mi sa. Tiriamolo fuori. Sacco di azione, mette pietose Dodò. È veramente un gran bel cadavere. Allora, Coutinho mettiamo per adesso. E al secondo tempo faremo entrare il Podo e Biabiani, ovviamente. Biabiani, un'apparizione deve farla in questa meravigliosa Inter. Bravo Schelotto. Vai Dodò, il gol prima di uscire. Mamma mia come gioca Sinter però. Come gioca Dodò. Prima di uscire. Il gol di Dodò.
che poi sembra Hernanes, però va bene uguale. Bravo Dodò, esce con stile. Certo che vedere abbracciarsi tutti questi straordinari campioni fa quasi senso. Bravo Dodò, quella mossa di Kung Fu. Numero 9 tra l'altro Dodò. Bravo Dodò. Zoppica pure per esultare ma non per uscire, dimostrando di aver fatto la finta. Certo che penso che vedere Coutinho con la maglia dell'Inter stia facendo gridare di disperazione gran parte degli interisti che stanno guardando il video. Insomma, immaginatevi se si fossero accorti di avere per le mani un campione del mondo. Ma Branca ne ha fatti dei danni in questi... nel recente passato. Possiamo non prendere subito gol? Bravo Carrizzo, sicurissimo Carrizzo. Vai, fatti vedere Belfodil. Fatti vedere Belfodil, porcaccia la miseria. Bravo. Dalla Coutinho che è carico. Niente, ci fischiano la fine perché ci ostacolano. Bene, bene, bene. Devo dire, un primo tempo stranamente convincente quello di questa Inter. Non sembra quasi che il manico sia quello di del buon Mazzarri. Tant'è che facciamo un paio di cambi. Allora, adesso mettiamo... io vorrei mettere Podolski al posto di Alvarez. E mettiamo Livaia, raga. Io devo far giocare Livaia. Tanto Podolski lo sa fare il trequartista. Sì, COC. Il Podo con davanti Livaia. Proprio romanticismo puro. Belfodil comunque gran giocatore. Meno male che al Parma non ci ha voluto venire, che veramente è spettrale. Ricky. Bravo Ricky. Condogbia fa il solito straordinario filtro. Eccolo il Podo appena entrato. Che attacco. Podolski, Livaia, Coutinho. Bravissimo Podolski per Coutinho, che l'aggancia in maniera sopraffina. Coutinho! Mamma mia che gol che ha fatto. Questo spettacolo sto giocatore. Coutinho, mamma mia, abituato poi a gente tipo Kuruma sulle fasce, giocare con Coutinho mi sento come se avessi, non lo so, una sorta di divinità del calcio da quella parte. Che gol gli ha fatto, beh, tocca mettere l'Inter in 4-3-3 per vedere se fanno giocare Coutinho regolare, perché... per quanto sia oggettivamente troppo forte per questo tipo di serie, andava inserito Coutinho perché all'Inter era oggettivamente inguardabile. E visto che di bidoni si parla, bravissimo. Cioè Arnautovic comunque, che devo farci un pensierino per Parma perché è veramente spettacolare come giocatore. Vai Gambone! Gambone! Per Coutinho! No, vabbè, gol di testa di Coutinho, se ne andiamo tutti. Bravo Erkin! Il primo contrasto vinto in tutta la sua carriera all'Inter. Il cross però è sempre quello. Bene, bravo Podolski. Comunque per quanto siano bidoni, ci rendiamo conto giocando che effettivamente erano bidoni, ma per come li facevano giocare. Perché se vai a vedere, gran parte dei giocatori offensivi che l'Inter ha avuto e che sono stati dei fallimenti, in realtà sono dei buonissimi giocatori. Ma anche lo stesso Arnautovic, insomma. Bravissimo Livaia. Primo pallone toccato, un gioiello. Arnautovic, Livaia. Vogliamo far gol a Livaia? No, Arnautovic. Dopo il palo ci prova. Che gol però. Che gol Arnautovic. Si propone come pochi al mondo su quella fascia. Arnautovic comunque si potrebbe anche puntare col Parma, sembra veramente tantissima roba. Altissima qualità per Marco. Chi l'avrebbe mai detto che avremmo vinto il derby con questa scioltezza poi e con sta difesa, verrebbe da dire. Carrizzo sempre una garanzia però lì in porta, col 27 il buon Juan Pablo. Bella inquadratura poi per il giardiniere. Dunque vabbè, 3-2, dovremmo riuscire a portarla via, ma ci pensa Arnautovic. No, bravo Schelotto. Podolski mi è un po' fuori dal gioco.
Bravo, Livaia la può chiudere. Livaia si mangia un gol che sembrava fatto. Rolando, bravo Rolando, i passaggi laterali. Silvestre salva tutto, inspiegabilmente. Una diagonale difensiva che manco Baresi ai tempi belli. Bravo Schelotto che si è veramente ben comportato. Quasi quasi lo prendo al Parma. Poi questi esperimenti sono perfetti per trovare campioni potenziali per la carriera del Parma, se ci pensiamo. Mamma mia! No, no, Silvestre! Mamma mia! Bene, l'Inter si porta a casa il derby in maniera veramente inaspettata e inattesa. Adesso però io mi chiamo fuori da quella che è la corsa campionato, perché adesso ritorna tutto in mano al nostro Mazzarri. Gli mettiamo una formazione magari un po' più agevole per vedere se risolleva la situazione. 3 settimane di stop, iperestensione del ginocchio per Dodò. Si sa bene come abbia fatto a farsi un danno del genere. E allora qua mettiamo Coutinho. E qua mettiamo il buon Biabbia e lasciamo il resto nelle sapienti mani di Valterone per vedere che cosa accadrà. Allora, io a questo punto andrei fino a... potremmo provare... dunque adesso è ottobre... dopo Natale. Ecco, cioè andiamo al primo gennaio e vediamo che succede. Allora, siamo arrivati al 1° gennaio del 2018 e l'Inter, noto che il gradimento verso Valterone è calato, per cui ho un po' paura. Allora, l'Inter mi è ottava. L'Inter è ottava con la Juve che si è conquistata il primato a 46, la Roma a 44, il Milan che sembra non essersi più ripreso dal derby perso a 41. Mentre noi siamo ottavi a 29 e insomma navighiamo a metà classifica senza grandi picchi di entusiasmo. Titolare Quadrado, Di Francesco, Costa, Gomez, Perotti, niente, non c'è manco uno dell'Inter. Perché? Adesso andremo a vedere perché. Com'è la situazione nella rosa? Sono tutti infortunati. Allora, statistiche. Abbiamo Coutinho capocannoniere con 2 reti. No, ecco, Quaresma capocannoniere con 6. Con Erkin a 6. Erkin è capocannoniere dell'Inter. Arnautovic con 3, Coutinho con 2, Podolski 2, con Dogbia 2, Dodò 1, Marica 1. Mamma mia. Assistman, Podolski con 3. Beh, wow. Mamma mia. Peggio di quello che mi sarei mai immaginato. Allora, a questo punto direi che potremmo andare diretti a fine stagione. Gennaio, febbraio, marzo... andiamo il 1° aprile. Vediamo che succede da qua al 1° aprile. Così magari si risollevano un po'. È il 1° aprile. Siamo pronti a vedere come procede la situazione. 76 di gradimento. Mi sa che siamo calati ancora. No, settimi a 43 punti. Incredibilmente. L'Inter sta scalando un pochino. La Juve è prima a 72. La Roma è seconda a 66. Il Milan è terzo a 60. Poi Napoli, Genoa, Bologna e poi ci siamo noi a 43. Diciamo che la zona UEFA sembra non essere poi così impossibile. Mentre nella parte bassa, Benevento, Crotone e Hellas. Per quanto riguarda i capocannonieri, non c'è nessuno dei nostri, tanto per cambiare. Vediamo la brosa come sta procedendo. Ho un po' paura, visto il rendimento. Allora, Coutinho capocannoniere, 9 gol. Poi Quaresma, Erkin, continua a segnare. Podolski, Arnautovic, Kondogbia, Dodò. Cavolo, sono abbastanza stupito, perché non me l'aspettavo, sinceramente. Rolando sta in crescita esponenziale, da quel che vedo, da quella freccia dritta verso il futuro. E a sto punto, niente ragazzi, arriviamo a fine stagione e vediamo dove si piazzerà l'Inter, si riuscirà a guadagnarsi un piazzamento in UEFA, quantomeno. Andando fino al 21, dopo la partita con la Lazio. Così ci rendiamo conto di come chiude e credo a giudicare dal calendario che non ci siano più partite di Coppa, tra l'altro sono stati fatti fuori da tutto e la cosa non mi stupisce, essendoci Valterone. Il dado è tratto, è finita, la stagione dell'Inter si è chiusa con un 69 di gradimento dirigenza, per cui mi sa che il nostro caro Valterone ha fallito gli obiettivi stagionali. Vediamo un po'.
L'Inter si piazza, si piazza al nono posto, a 52 punti, a 10 lunghezze dalla zona UEFA occupata da Genoa e Milan. La Juve vince lo scudetto con 87 punti, la Roma seconda a 79, il Napoli terzo a 73. Vanno in Serie B in questa simulazione Benevento, Hellas e Crotone. Adesso il voglio vedere un attimino il discorso della Brosa per vedere i nostri migliori giocatori stagionali. Tanto Belfodil non ha fatto una mazza. Coutinho 15 gol, Quaresma 7, Erkin 7, Podolski 5, Kondogbia 4, Arnautovic 3, Dodò 2, Schelotto 1, Faraoni, Belfodil 1 gol in 17 presenze. Wow, grande Belfodil. Devo dire complimenti. Ma con chi ha giocato come prima punta l'Inter per 28 partite? Con Podolski, 5 gol in un campionato. Wow, bravo Podolski. Vediamo un po' le statistiche tipo gol fatti, gol subiti, che è la cosa che mi incuriosisce maggiormente. L'Inter ha gol fatti 46, quasi il peggior attacco del campionato, diciamo che stiamo veleggiando a metà, mentre i gol subiti sempre 46, differenza reti 0, siamo il punto di bilancio perfetto della Serie A, che è una difesa abbastanza brutta. Peggio di noi solo Lazio, Spal, Cagliari, Torino, Udinese, no, anche Benevento, l'Hellas, Benevento 63 gol ha preso. Vabbè, comunque, diciamo campionato mediocre, in perfetto stile Mazzarri. Squadra caratterizzata da abbastanza evidenti alti e bassi, ma pensavo peggio. Io avessi dovuto fare una previsione, avrei detto, che ne so, quindicesimo avrei detto probabilmente, come la Juve la settimana scorsa. È andata bene, sono curioso di vedere chi tra voi ci ha preso. La settimana prossima non so se andremo avanti con queste squadre composte da bidoni, oppure se tenteremo qualche mirabolante nuovo esperimento, ma io vi invito come sempre a farmi sapere se avete idee per portare avanti questa serie. Sparate tutto quello che avete in mente e vedremo se qualche vostra idea verrà scelta per andare avanti, oppure se continueremo con cose particolarmente malate tipo queste squadre di bidoni. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito. Vi do appuntamento alla settimana prossima per un nuovo esperimento. Ciao, ragazzi.